occasione del terzo brano della raccolta Grandi Successi Internazionali. Allora apriamo a pagina 6 e vediamo il nuovo brano musicale Autumn Leaves, oppure conosciuto anche in italiano col nome Le Foglie Morte. Osserviamo, quindi, abbiamo due bemolli in chiave, il Si e il Mi, e quindi o siamo in Si bemolle maggiore o in Sol minore. Osserviamo la prima nota Sol, andiamo a vedere anche l'ultima è Sol. Beh, insomma, possiamo dire già con certezza di avere a che fare con un brano in Sol minore. Infatti, vedete che anche l'ultimo Fa, partendo dalla fine, è diesis e quindi è la sensibile della scala Sol minore. Allora, osserviamo, abbiamo di nuovo quattro quarti, quindi, anzi no, di nuovo, un brano in quattro quarti, tempo quaternario, volevo dire di nuovo un inizio non sul battere, ma abbiamo tre semi minime, quindi si comincia dal secondo movimento, 2, 3 e 4, che sono Sol, La, Si bemolle, e poi abbiamo, diciamo, la partenza, quindi questo è un lancio, e poi abbiamo Mi bemolle alla prima battuta. Mi bemolle semibreve, poi seconda battuta, pausa, poi abbiamo Fa, Sol e La, tre semi minime. Terza battuta, Re, semibreve, poi abbiamo quarta battuta, pausa, Mi bemolle con il secondo, Fa, sempre semi minima, e Sol, per finire all'inizio del secondo rigo con il Do. Proviamo a contare. In 4 non vedo crome, tutte semi minime, minime e semi breve, quindi contiamo con un solo accento. 1, 2, 3, 4. E quindi dal 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Poi 1, pausa, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. 1, pausa, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Bene, andiamo a fare un po' più a tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Andiamo a vedere la sinistra che comincia proprio dal battere della battuta di avvio, cioè della prima battuta. E quindi abbiamo le note Do con il mignolo, poi Mi bemolle, anulare, Sol e Si bemolle, e questo è un arpeggio di Do minore settima. Poi seconda battuta, La minima e Fa un'altra minima, quindi quattro semi minime e due minime. Terza battuta, Si bemolle, Re, Fa e La, e questo è Si bemolle settima maggiore, quattro semi minime, poi quarta battuta, Sol minima, Mi bemolle minima, e si chiude andando al secondo rigo che abbiamo il La, su cui abbiamo il La. Andiamo a tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, chiudiamo sul secondo rigo. Facciamo insieme il primo rigo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, e ci fermiamo sul secondo. Continuiamo anche il secondo rigo. Allora abbiamo detto semibreve a destra Do, 1, 2, 3, 4, seconda battuta 1 di pausa, poi abbiamo Re 2, Mi be quadro, perché in chiave è bemolle, quindi Mi naturale sul 3, e poi sul 4 Fa diesis, e poi quindi terza battuta Si bemolle semibreve 1, 2, 3 e 4, poi quarta battuta 1, 2, Sol, 3, La e 4, parlo dei movimenti, Si bemolle, per poi finire con il Mi bemolle al terzo rigo. In poche parole riparte il tema. Come abbiamo notato però, ci abbiamo alla sinistra, vediamo, ma anche a destra abbiamo il Mi naturale e il Fa diesis. E quindi questa chiusura
della prima esposizione del tema va sul Sol minore, quindi è proprio la conferma di avere la tonalità, perché sembra partire in Si bemolle maggiore, ma poi risolve effettivamente, conferma quello che abbiamo detto noi, chiude il tema in Sol minore. E quindi vediamo mano sinistra La, Do, semiminore, Mi bemolle e Sol, quattro semiminore, e sono, questo è La semidiminuito, oppure se volete La minore settima con la quinta bemolle. Seconda battuta, minima Fa diesis, R un'altra minima, e poi abbiamo terza battuta, Sol, Re, Sol, la ottava sopra, La e Si bemolle, semibreve, quarta battuta, per ritornare sul Do al terzo rigo. Quindi contando la sinistra, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Contando la destra, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vediamo mani unite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Qua poi state attenti alla sdeggiatura, perché ci sono dei passaggi del pollice per l'estensione delle note. E allora vediamo l'esecuzione di tutti e due i righi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ci sono delle cose particolari. Vi voglio però se segnalare alla seconda pagina, quindi a pagina 7, terzo rigo, osservate, terzo rigo, terza e quarta battuta. Abbiamo due voci alla mano sinistra, perché osservate, abbiamo Sol, una minima, in corrispondenza poco sopra c'è la pausa di semiminima e poi c'è col secondo dito un'altra minima. Con la gambetta che va di su, quindi è un'altra voce che dura due quarti, quindi mentre si tiene il Sol 1, su 2 si suona il Si bemolle e si tiene premuto anche il Sol. Poi su 3 si suona il Fa diesis, ma si tiene premuto il Si bemolle perché dura ancora un altro quarto, e poi sul 4 abbiamo il Do con il pollice, che si tiene le è legato al Do successivo, quindi quando si scende poi dal Fa diesis al Fa, quarta battuta, si tiene ancora premuto il Do, e poi sul 2 si suona il Re, che va tenuto per due movimenti, quindi sul 3 si suona il Mi, e poi sul 4 il Do, mentre si tiene il Mi. Questa adesso però ve la mostro in primo piano per farvi vedere come tenere le note. Prego. Ecco, la ripeto, suono adesso a pagina 7, terzo rigo, terza battuta, terza e quarta battuta. Allora è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Quindi da tenere legate 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Ma passiamo all'esecuzione completa di tutte e due le pagine, quindi dell'intero brano.